signori, buonasera e benvenuti a Rischia Tutto. Allegria, allegria. Dunque, Sabrina, annuncia per favore i concorrenti di questa settimana. I concorrenti di questa settimana sono il signor Sonnino da Milano, il signor Villa da Palermo e il campione in carica, il signor Ciccio da Catania. Facciamo un bel applauso al signor Ciccio da Catania. San Benerica, San Benerica a tutti, baciamo le mani a tutte quante. Dunque, signor Ciccio, lei viene da Catania? Ha fatto buon viaggio? Ho fatto un viaggio disgraziatissimo, strapazzatissimo, sul direttissimo, affollatissimo. Eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua. Scommetto che ha viaggiato in cuccetta. E che mi ha preso per un cane. Incominciamo bene, incominciamo. Lei lavora? Sì, lavoro quando non sono disoccupato, lavoro. Ha studiato? Sì, assai. Ho fatto 15 anni la prima elementare, poi mi hanno promosso in seconda. Se non sposavo la maestra. È sposato? Sì, ho 5 figli. 5, ce n'ho 5. Ma allora, come ha fatto a mantenere la famiglia in piedi? Mi sono venduta le sedie. A questi stanno in piedi? A questi stanno a dritta. Benissimo, cominciamo con la prima domanda. Mi dica, nelle elezioni regionali, quanti seggi ha perso la Democrazia Cristiana? 12 seggi. E perché? Perché sono stati bruciati dalla fiamma. Esatto! Seconda domanda, mi dica perché la Sicilia si è distaccata dallo stivale? Perché sentiva puzza di piedi. Esatto! Passiamo alla terza domanda. Come si chiamano gli abitanti della città di Troia e quelli della città di Creta? Allora, i cittadini di Troia si chiamano troiani. E i cittadini di Creta si chiamano cretini. Esatto. Quarta domanda, mi dica chi ha inventato la luce? Mia madre. Sì, mia madre è una grande elettricista, perché ha dato alla luce 14 figli. Senza far saltare le valvole a mio padre. Esatto. Quinta domanda, mi dica che differenza passa tra lo stivale, la calza di una donna e l'amico di famiglia. Allora, lo stivale arriva sino alle ginocchia, la calza della donna arriva sino alla coscia e l'amico di famiglia arriva dove vuole. Sesta domanda, mi dica qual è l'uccello che sta dappertutto. L'aquila. E perché? Perché sta là, qui e là, sta dappertutto. Esatto. Settima domanda, signor Ciccio, mi sa dire come si chiamava la moglie di Napoleone Bonaparte? E che ci vuole? Si chiamava Giuseppina Bonaparte. Però quando si presentava agli amici diceva: piacere, Giuseppina Parte. E perché? Perché buona ci ricevono l'auce. Esatto. Nona domanda, mi dica perché la luna è pallida. Perché fa sempre nottate. Esatto. Decima ed ultima domanda, mi dica che differenza passa tra l'automobile e Garibaldi. L'automobile va a benzina e Garibaldi andava a Marsala. Benissimo. Dunque, Sabrina, quanto ha totalizzato il nostro Ciccio da Catania? Ha totalizzato 250.000 lire. Ha fatto un ple. Ma quale omblè, ne omblò, blam blam blam. Si chiama Tompola. Come paese si dice Tompola? Allora, mentre io interrogo gli altri due concorrenti, prego il signor Ciccio di accomodarsi in cabina. Veramente, io volevo andare a cabinetta. Allora, abbiamo nella cabina numero 1 il signor Sonnino con 120.000 lire. Nella cabina numero 2 il signor Villa con 160.000 lire. E nella cabina numero 3 il campione Ciccio con 250.000 lire.
Dunque, quale colonna sceglie, signor Ciccio? Geografia da 1000. Ma non si può con 1000 lire, eh? E allora facciamo 1100 lire. A così 100 lire ce la sormancia. Senza spirito, minimo deve giocare 10.000 lire. E va bene, geografia da 10.000 lire. Un rischio. Allora su, signor Ciccio, quanto vuol rischiare? Solo 10.000 lire, non gliel'ho detto? E allora, per 10.000 lire, mi dica qual è la città che spara e scappa? Pavia, no, perché fa Pavia. Bandiera da 60.000. Bandiere da 60.000, e per 60.000 lire mi dica di quanti colori è la bandiera italiana. Di un colore solo. E perché? Perché il bianco se lo sono presi i democristiani, il rosso i comunisti. E il verde? E il verde è rimasto in tasca a noi poveri italiani. Benissimo, merita veramente un bel applauso. Signor Maiocchino, me lo dice per favore quando ha vinto? Finora, ha vinto 520.000 lire. Cara moglie, usenti, io sono il tuo Ciccio che ti parla dalla televisione. Hai sentito? Ho vinto già 520.000 lire. Di alla bottegaia e al padrone di casa di non fare più schifo, che quando torno i soldi ci sbattono da faccia. Vada piano, signor Ciccio, non è detta l'ultima parola. E che ci stai inghiettando, Piccio? Dunque, continuiamo, signor Ciccio, che colonna sceglie? Differenza da 10.000. Mi dica, signor Ciccio, che differenza passa tra i medici e gli avvocati? I medici se la fanno gabinetto. Gli avvocati se la fanno cause. Dunque, le domande sono tutte terminate. Vediamo se il nostro campione Ciccio resterà in carica. Sabrina, prendi le buste. Cominciamo con il signor Sonnino. Quale busta sceglie, signor Sonnino? La busta numero 1. Mi dica chi inventò il servizio militare. Archimede. Peccato! Ha sbagliato! Mi dispiace, Ma senta, perché proprio Archimede? Perché Archimede inventò la leva e disse: con questa leva solleverò il mondo. E veniamo al signor Villa. Che busta sceglie? La busta numero 2. Mi dica perché Napoleone Buonaparte portava le bretelle tricolori, Per tenersi su i pantaloni. Peccato, anche lei ha sbagliato, Ed ora il momento culminante della serata. Che busta sceglie, signor Ciccio? La busta numero 3. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna, Maria, fatemi vincere la mia, tutte per appressi mie, che poi vi porto una cannella, vi porto. Mi dica, signor Ciccio, quali sono le specialità di Milano, quelle della Sardegna e quelle della Sicilia? Dunque, le specialità di Milano sono il panettone e la rapina nelle banche con le bombe a mano. Le specialità della Sardegna sono Riva e il sequestro di persona e i Baschi Rossi. Le specialità della Sicilia sono Ugannolo Caricotta, Uscippo e Amonnezza. Esatto. Signore e signori, Ciccio da Catania resta ancora il campione in carica, Caro Ciccio, lei ha vinto ben 4 milioni e sono certo che già nel suo paese le stanno preparando la festa. Ciao, che festa! A stora si stanno sciareando a come far uscippo!